La seduta è ripresa. Riprendiamo l'esame delle questioni pregiudiziali in vernizia ad altri numero 1, palese numero 2, riferite al disegno di legge numero 3059, conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2015, numero 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali in vernizia ad altri numero 1 e palese numero 2. Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, siamo in votazione, affrettatevi per favore, siamo in votazione sul decreto. Allora, è la pregiudiziale, la pregiudiziale. Allora, siamo sulla pregiudiziale al decreto sull'Election Day, chiaro? Pregiudiziale al decreto. Allora, colleghi, Dall'osso. Dall'Osso, No, Baroni. Baroni, Simoni. Simoni. Allora, deputato Pisicchio, siamo in votazione. Pregiudiziale sul decreto. Bruno Bossio. Bruno Bossio. Bonafede, Mannino. Allora, sta salendo il collega. Deputato Cera, prego. Pellegrino. Ha votato. Chi sta salendo? Palma. Ottobre, veloce. Sì. Allora, hanno votato tutti i colleghi. Vedo una collega che sta salendo. Capozzolo. L'abate. La collega che scende qui. Forza. Bordo. Bordo Michele. Ci siamo, eh? Un attimo, aspetta. Un attimo, Bordo ha Basilio è andato a votato, prendere la no? tessera, Presidente. Come? Basilio è andato a prendere la tessera. Basilio deve ancora ritirare la tessera. Sta ritirando la tessera. Ecco, sta ritirando ora la tessera. Prego, deputata. Dai, forza. Chi altro deve votare? Ci siamo? Mi pare che Cariello, Presidente. Cariello, forza Cariello, deputato. Allora, Dall'Osso, sì, l'ho visto, l'ho visto. Adesso vediamo Cariello. Se riesce al votato, a posto, non ci sono altri, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 176, contrari 372, la Camera respinge. L'ordine del giorno reca la discussione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, di merito e della questione sospensiva sulle proposte di legge già approvate in testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati. Saranno esaminate e poste in votazione dapprima le questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito.
e, ove respinte, si passerà all'esame e alla votazione della questione sospensiva. Passiamo quindi all'esame delle questioni pregiudiziali. Ricordo che a norma dell'articolo 40, comma 4, primo periodo del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati, per non più